Bimbo conteso, parla l'avvocato, un caso anche nel Trevigiano, si tratta di un adolescente. Donne e lavoro, la CGIL traccia il bilancio dall'inizio della crisi fino ad ora, sempre più le badanti. Autisti mom aggrediti, le contromisure adottate dal prefetto non convincono. Inferno sulla A4, scontro tra tre camion, un ferito e 20 km di coda. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Treviso, siamo in diretta, pronti a darvi le notizie del giorno, un telegiornale dinamico con le notizie raccolte nella marca e poi le notizie dal web. Iniziamo subito parlando del caso di un ragazzo, un bambino conteso, un adolescente che insomma i genitori vogliono accaparrarsi. Interviene l'avvocato che ci spiega qual è la situazione, ricordando naturalmente che in mezzo a questa vicenda c'è un ragazzo piccolo che subirà le conseguenze principali. 6 mesi in una comunità dopo essere stato allontanato dalla casa materna a soli 13 anni. Il caso, che ricorda la sconvolgente vicenda del bambino conteso di Cittadella, avviene in un comune dell'Interland di Treviso. Involontario protagonista un ragazzino alunno delle scuole medie al centro della guerra tra la madre e il padre. Alla separazione avevano concordato l'affidamento congiunto finché il papà, che voleva vederlo di più, non ha ottenuto dal tribunale prima una modifica al calendario e poi l'allontanamento dalla casa materna. L'accusa all'ex compagna è quella di stare alienando il figlio, di stare mettendolo contro di lui. Il tredicenne col padre non vuole più stare, sia in primo grado che in corte d'appello è stato confermato il trasferimento in comunità. Il pensiero che un bambino che comunque è socialmente attivo e che ha tutti i suoi affetti venga strappato non solo dalla mamma ma dal suo ambiente e dei suoi amici, vi lascio immaginare quanto possa essere devastante. A sconcertare la madre e i consulenti a cui si è affidata, la discrepanza tra le valutazioni sullo stato del minore eseguite dalla consulente del tribunale e dall'ausiliario di cui lei stessa ha chiesto la nomina. La cosa che mi lascia sbigottito è che, come certificato dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dottor Consolaro, il bambino sta discretamente bene e rischia di essere inserito in una comunità e naturalmente allontanato da tutti i propri affetti, dalla propria famiglia, dai propri amici, da tutti gli ambienti che frequenta. Inutile dire che la permanenza in comunità rischia di avere conseguenze pesanti sullo sviluppo del ragazzino. La sfiducia che ingenererebbe in lui la consapevolezza di non essere stato creduto sarebbe gravissima, perderebbe veramente la fiducia nel mondo degli adulti. Attualmente la sentenza è esecutiva, per cui potenzialmente anche in questo momento potrebbe essere disposto l'allontanamento di un bambino che sta bene e il suo ingresso in comunità. Ad oggi l'unica cosa che possiamo fare è presentare eventualmente un ricorso per Cassazione e purtroppo dobbiamo attendere l'eventuale esecuzione. Da qui la decisione di rendere noto il caso e di sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica su una vicenda in cui a pagare per tutti rischia di essere un ragazzino di appena 13 anni. Insomma, un caso che ricorda quello di Cittadella di alcuni anni fa. Naturalmente l'attenzione massima deve essere messa per garantire il benessere di questo ragazzo. Andiamo avanti, parliamo delle aggressioni che ormai sono all'ordine del giorno, agli autisti della MOM, al personale della MOM. La prefettura ha studiato le contromisure che però non sembrano insomma essere digerite a pieno dagli addetti ai lavori. Numero 132. 1845. È la voce di uno degli autisti MOM che prestano servizio con Capolinea e il Biscione di Conegliano. E quella che citano è la corsa che nessuno vuole condurre né soprattutto verificare da controllore. Non amano farsi riprendere, non tanto per questioni aziendali, ma per evitare che le baby gang imperanti li prendano di mira, come è successo sabato con due colleghi. Bloccati tra i sedili, aggrediti senza alcuna difesa. C'è tanta rabbia nelle loro parole quando commentano l'episodio. Quanta l'ironia per l'indicazione del prefetto che ieri alla MOM ha chiesto istituisca dei corsi di difesa per conducenti e controllori. La linea peggiore è 1845, linea 132. Esatto. E poi volete sapere che cosa vuol dire difesa passiva? Sì. Grazie. Grazie. Grazie a lei.
Altro che difesa personale o addirittura passiva. Per loro, contro i bulli del Biscione, serve una vera e propria lezione, mentre sulle corse maggiormente a rischio occorrono poliziotti in borghese. Una situazione solo in parte condivisa dai cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico. Sarei contento se ci fosse una stazione della polizia municipale qui in questa sezione della città, perché darebbe maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Lei si sente sicuro qui a Biscione? Ma francamente non ho problemi particolari. È giusto aumentare la presenza della polizia? Ma è giusto, ma sì, anche sì. Sì? Anche sì. Poi ha detto agli autisti di MOM, a MOM, che faccio fare un corso di autodifesa agli autisti. No, non credo. Più che usare la forza, sarebbe da usare la cultura. Cioè, aprire questo spazio più ai giovani, più attività culturali. Sì, ci sono situazioni di pericolo, ma quello parte dall'istruzione. Cioè, proprio che non sono educati le persone. E non so se la soluzione sia usare più forza o migliorare la capacità delle persone di rendersi conto di quello che stanno facendo. Siamo d'accordo, serve più educazione da parte soprattutto di queste bande che se la prendano con gli autisti e il personale della MOM. Adesso parliamo di lavoro con la CGIL, che ha fatto un'inchiesta, ha fatto un bilancio per quanto riguarda il comparto lavoro al femminile. Sentite qual è la tendenza, l'ultima tendenza. 2008-2016 la crisi economica ha colpito duramente il lavoro femminile nella Marca, non tanto in termini numerici, visto che il saldo negativo che riguarda le donne è solo di 475 unità, quanto in qualità e aspettative di vita. Lo rilevano i dati dell'indagine sulle donne nel mercato del lavoro della CGIL, lavoro a tempo determinato e per brevi periodi per le più giovani, spesso sotto forma di stage, perdita di occupazione per le più mature, le over 30, che pur di lavorare stanno rimpiazzando le straniere come badanti. Il tutto mentre ancora nel 2017 una lavoratrice da anni in azienda, rientrata dalla maternità, si sente dire qui per te non c'è più posto. È il caso di una 27enne dipendente di un'azienda alimentare. Le testimonianze descrivono meglio dei numeri le sofferenze patite. Fortunatamente io avevo qualcuno che pensava ai miei figli all'epoca, ancora adolescenti, però a un certo momento si pone davanti un bivio. Prendere o lasciare. Allattamento e orari ridotti non sono mai sufficienti per una mamma che lavora, per il semplice fatto che quella ora che ti tolgono, che comunque dura soltanto qualche mese fino all'anno del compimento del bambino, non basta a sopperire alla stanchezza mentale e fisica di una mamma. Il mondo del lavoro è già difficile per tutti, figurarsi quando si è donna e purtroppo si è in un contesto che è ancora spesso, troppo spesso, maschilista. Abbiamo la necessità di riflettere sui dati per riuscire a trovare le giuste soluzioni per quanto ci riguarda sotto il profilo contrattuale e per spingere anche rispetto a politiche sociali e politiche attive che aumentino l'occupabilità delle donne. A proposito di lavoro, vediamo questa notizia dal Gazzettino Online. La LISEC di San Biagio di Callalta rischia di chiudere, la denuncia arriva dai sindacati, 30 posti di lavoro sono a rischio, dipendenti restano senza futuro, azienda che si occupa della lavorazione del vetro piano. Adesso parliamo dell'incidente dell'inferno in A4 in giornata, scontro fra tre tir. Il tamponamento a catena, poi il caos sotto una insopportabile cappa di afa. L'ennesima odissea in autostrada alle 13.30 lungo la 4 in direzione Trieste, all'altezza del casello di Cessalto, a poca distanza dal confine con Sanstino di Livenza. Uno schianto che ha coinvolto tre camion, uno di essi trasportava azoto liquido, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per la cisterna. Uno degli autisti coinvolti, estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco di Mestre, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso con l'elicottero del SUEM 118, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Il vero problema si è riversato sul traffico, perché il tamponamento ha costretto i tecnici autostradali a far procedere i mezzi su una sola corsia durante le difficoltose operazioni di rimozione dei mezzi pesanti da parte delle squadre dei vigili del fuoco, giunti sul posto assieme alla polizia stradale. La coda lungo l'autostrada ha sfiorato la lunghezza di 20 km con la chiusura temporanea dei caselli di Meolo Roncade e San Donà in direzione Trieste, un disagio pesantissimo per gran parte del pomeriggio.
È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Treviso, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che questa sera 21:20 torna Focus con il nostro direttore Luigi Bacialli, io vi lascio con le previsioni del tempo. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al mattino, in seguito crescente variabilità con nuvolosità irregolare nelle ore pomeridiane su zone montane, pedemontane e pianura occidentale, poco nuvoloso altrove, precipitazioni al mattino generalmente assenti, dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta sulle zone montane, medio-bassa in pianura per piovaschi, rovesci e locali temporali, temperature minime stazionarie, massime in contenuta diminuzione sulle zone montane, altrove senza notevoli variazioni o in lieve calo.